L'aspergillosi invasiva dovrebbe essere considerata una malattia infettiva emergente e pericolosa per la vita dei pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva. L'aspergillosi invasiva è ancora una mancata diagnosi più frequente nelle unità di terapia intensiva. La diagnosi si basa sulla valutazione dei fattori di rischio del quadro clinico, in combinazione con dati radiografici e microbiologici. La valutazione dei fattori di rischio deve comprendere sia quelli classici che quelli emergenti. La pandemia ha evidenziato, infatti, il potenziale impatto delle infezioni fungine invasive al di fuori delle tipiche coorti ad alto rischio. L'aspergillosi polmonare associata a Covid-19 è una complicanza sempre più riconosciuta ed è collegata a un aumento della mortalità fino al 64,7%. Il quadro clinico di aspergillosi invasiva nei pazienti gravemente malati si manifesta tipicamente come malattia polmonare o tracheobronchite. I sintomi possono essere febbre, dispnea, sfregamento pleurico e peggioramento delle funzioni respiratorie. Sia le manifestazioni cliniche che quelle radiografiche dell'aspergillosi invasiva non sono specifiche e possono essere mascherate dal processo acuto preesistente. European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease, la European Confederation of Medical Mycology e la European Respiratory Society Joint Clinical Guidelines raccomandano fortemente tomografia computerizzata del torace in tutti i pazienti a rischio e in quelli con febbre di origine sconosciuta o con sintomi delle basse vie respiratorie, microscopia diretta, istopatologia e coltura, determinazione di galattomanano del siero e del BAL dei pazienti neutropenici. L'avvio tempestivo della terapia dell'aspergillosi invasiva diminuisce la mortalità ed è essenziale per prevenire la progressione della malattia anche quando una diagnosi provata non è prontamente disponibile.